Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Andiamo avanti con i significati delle sibille. Oggi vedremo l'adulatore, la fortuna, l'incostanza e la malattia. Vediamo il significato una per una. Questa è la carta dell'adulatore. Vediamo un uomo con un mantello azzurro, una rosa in mano, sembra che stia tenendo quasi un trofeo, un uomo sicuramente elegante. E il significato è ipocrisia che si mette allo scoperto, consigli che si rivolgono contro colui che li dà, quindi una persona che elargisce dei consigli, ma poi questi consigli si ritorcono contro di lui. C'è una falsa amicizia, una delusione da parte di un parente oppure della persona amata. Questa è la carta numero 10, la fortuna. Qua vediamo una donna che non è vestita. Ha in mano un nastro azzurro e sembra quasi che sia in cielo, perché vediamo che ci sono delle nuvole, quindi sicuramente una carta meno terrena delle altre. Significa che ci sarà un successo casuale, un'occasione colta al volo, benefici transitori, un cambio imprevisto, ma che può essere anche sfavorevole se non si fa attenzione. La carta numero 11 è l'incostanza. Se osserviamo bene la figura, vediamo come queste due donne, queste due persone, comunque non abbiano la possibilità di stare nella stabilità, perché alto mare, alle loro spalle c'è una fortezza, un castello, qualche cosa, e loro sono sempre comunque vestiti abbastanza eleganti. Il significato di questa carta indica che ci possono essere dei grandi obiettivi, delle ambizioni di gloria. Una previsione positiva di qualche cosa, ma anche che si vogliono fare le cose un pochino troppo in grande. I desideri in questo caso potrebbero essere non realizzabili, perché se si vogliono fare le cose eccessivamente in grande, c'è il rischio che poi non siano obiettivi realistici, quindi diventano poi dei progetti irrealizzabili con futuro insuccesso. Però diciamo che se si riesce a restare con i piedi un pochino più per terra, i grandi obiettivi e queste ambizioni potrebbero realizzarsi perché ci sono poi delle giuste previsioni da mettere in atto. Questa è la carta numero 12, vediamo la malattia, vediamo una donna al capezzale di qualcuno che è malato perché è in un letto, comunque su una poltrona. In questo caso la carta ha un significato che non c'entra niente con il nome, quindi non significa che ci sarà una malattia, significa semplicemente che ci può essere una capacità di adattamento, una moderazione, è necessario rallentare un pochino i ritmi, ci sono delle necessità di fermarsi, di riposarsi, di andare in vacanza, di stare un pochino tranquilli. Strategia per risolvere un problema che sicuramente si rivelerà valida, oppure al contrario, il senso negativo è che ci può essere un'incapacità di adattarsi alle situazioni, si può fare una scelta sbagliata. Abbiamo visto le quattro sibille di oggi. Io vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.